Allora, direttore, è suonato il gong delle 23, ci sembra di aver capito. Scaglia è fatta, Miglietta, Guazzo in uscita. Qual è la situazione finale? La situazione finale è quella, non è fatta, è già finita, per cui okay. Scaglia è dei nostri, per cui grazie pure al suo procuratore appena passato. Abbiamo fatto tanto per averlo, l'abbiamo inseguito. Poi abbiamo preso Jacoponi, un giocatore che ha sempre dato fastidio alle mie squadre contro, perché... e poi di Cesare, che è un giocatore che non c'è bisogno che parli, perché sanno tutti che è un giocatore importante, però normale, secondo me potevamo fare ancora meglio. Poi sulle uscite non si è concretizzata quella di Miglietta alla fine per tante situazioni, e poi dopo altri panini, stesso Benassimo qui. Non c'ho molto da dire perché sono stanco. No, no, immagino, immagino. Immagino quanti chilometri ha fatto oggi tra i corridoi. Lei mi ha visto. Ma gli faccio dal giorno del mercato, per cui poi domani parlerò con tutti. Però facciamo per essere un mercato positivo. Ma pensavo, a un certo punto pensavo male, però è stata brava pure la società. Io vi lascio questa intervista a voi perché me la meritate, siete stati tutta stamattina a inseguirci, per cui è giusto premiare, farla anche fuori dall'autorizzazione dell'ufficio stampa. Va bene, bocca al lupo a voi, buon lavoro e forza a Parma. Grazie.